Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sempre qualcuno che va meglio degli altri, sa chi è? Chi non fa niente, perché quello va bene a tutti. Quindi, quando lei dice quelle cose, sappia che parla con un partito che continua ad occuparsi di quelli che sono i problemi del paese. Perché, vede, quando noi vinceremo le elezioni, la prima cosa che faremo sarà occuparci delle bollette. Perché mentre lei sta lì e analizza a fondo il Partito Democratico, noi ai banchetti, nei mercati, ci occupiamo dei pensionati che con 400 euro al mese si trovano a pagare 600 euro di bolletta per il riscaldamento. Di Battista! Ma vorrei ricordare alla Serracchiani che io sono libero cittadino e quindi qualora lei appunto dovesse andare ai banchetti, le ricordo sempre che è pagata 14-15 mila euro di denaro pubblico ogni mese e a breve percepirà un assegno di fine mandato per una legislatura da 43.450 euro che quando l'ho percepito io ho deciso di restituirlo. Per cui parli con qualcun altro perché lei si arricchisce grazie alla politica, cosa che non ho fatto io. Io non credo più che il Partito Democratico sia il partito dei lavoratori, credo che il Partito Democratico sia il partito del Jobs Act, credo che il Partito Democratico sia il partito che in un certo senso regala seggi agli ex segretari della CGIL. Non è un caso che tre degli ultimi quattro segretari della CGIL sono finiti nel Partito Democratico: Epifani, pace all'anima sua, Cofferati, ora la Camusso. Credo che il Partito Democratico sia il partito che sbandiera la bandiera della pace, ma poi è il partito che più degli altri vuole inviare armi a Kiev, per me contravvenendo all'articolo 11 della Costituzione che spiega specificatamente che l'Italia ripudia la guerra. Credo che il Partito Democratico sia il partito dell'establishment, l'ho sempre pensato, e credo che il Partito Democratico sia voluto andare da solo per masochismo, per orgoglio, e poi io figuratevi, sono contento per il Movimento 5 Stelle, anche se non ne faccio più parte, e credo che il Partito Democratico sia un partito che, ripeto, meriti di stare all'opposizione, allora, perché ha governato negli ultimi 10 anni più degli altri, nonostante... Onorevole Serracchiani, e poi apriamo il dibattito. Se non altro, diciamo, ci pensa molto.